Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi, oggi con un nuovo deck. È difficile ragazzi veramente giocare a Clash Royale senza avere almeno un'evoluzione all'interno del deck. Certo, a giocare si può giocare con tutti i deck possibili e immaginabili, io intendo giocare e allo stesso tempo scalare in maniera progressiva se è possibile. Ed oggi il mister cosa fa? Oggi il mister vi presenta un deck che vi può permettere di fare ciò. Ovviamente tra bestemmie e via discorrendo, perché veramente la ladder è diventata qualcosa di assurdo con le evoluzioni, soprattutto con la pirotecnica che gironzola ovunque, ma con questo deck dovremmo riuscirla a tankare abbastanza bene. Questo è il deck, signori, purtroppo non posso utilizzarlo in ladder perché come potete vedere ho la lapide al 12 e il monk al 12, che sono due carte fondamentali per questo deck, non tanto la lapide ma di più il monk ragazzi, almeno averlo al 13 sarebbe stata tanta roba. Tutto il resto già lo vedete: tornado, veleno, cimitero, Phoenix, stregone del ghiaccio e barile barbarico. Perché dico che questo deck può counterare facilmente la pirotecnica? Ragazzi, c'è il monk. L'abilities del monk dovrebbe rendere quella stramaledettissima carta, che noi in questo caso non abbiamo, un jolly per noi, perché se decidono di andarla a utilizzare noi attiviamo l'abilities del monk e la pirotecnica se lo prende beatamente in quel posto. Ovviamente dobbiamo concentrare il push sulla cimitero, che è la nostra win condition, carta veramente molto bella di Clash Royale, ed è un 3.6, quindi in teoria dovremmo stare abbastanza tranquilli. Certo, non abbiamo tantissime truppe difensive ragazzi, quindi è un deck che va preso con le pinze e va giocato prima di magari mostrare tutto il suo potenziale, ma vi posso assicurare che con un po' di esperienza questo deck vi può aiutare nel push verso il campione definitivo. Bene signori, andiamo a provare questo deck nello Shandlyman contro Mui. Attenzione che questo c'è i porchetti alla regina degli arcieri contro, cioè gli emblemi, quelli elite, quelli leggendari, quelli epici, se non vado errato, quindi stiamo abbastanza attenti. Allora, guarda zio, tu proprio me lo dici così e io te lo dico così. Scusami, cioè non è che possiamo stare a fai finti tonti, fratelli. Tu me lo dici così, io te lo dico come. Dannetti, molto piccoli ragazzi. Però, pur sempre dannetti interessanti, ragazzi. Molto piccoli, ma pur sempre dannetti interesting. Andiamo a utilizzare l'abilities del monk. Così quella macchina volante ci si schioppa e i cuccioli lavici, almeno la maggior parte, vanno sotto al monk. Allora, gestita bene questa difesa, gestita molto bene a mio punto di vista. Guarda il cucciolino lavico che carino come morirà. Quante hit ci vogliono? Due hit, va bene. Allora, ripartirei dal fondo o con una lapidus? Dai, andiamo con una lapidus, rallentiamo quel draghetto. Va bene. Andiamo con uno stregone dei ghiacci. Ok, ottimo, tirato benissimo questo stregone dei ghiaccius. Perfetto, direi di andare con una Phoenix e con una cimitero. Lui ha lanciato mastino ragazzi, però ci troviamo in vantaggio in questo caso, perché la cimitero ha spawnato un bel po' di scheletrini. Ma guarda fratelli, te dico che me va bene così, te lo dico proprio. Se quella Phoenix torna indietro, no, la Phoenix ha deciso di non tornare indietro ragazzi, va bene. Andiamo con un monk nello Shandlyman. Ok. Andiamo con una lapide nello Shandlyman. Andiamo con uno stregone del ghiaccio nello Shandlyman. Bene, questa sarà really strong, ragazzi. Ok. Fatemi fuori quel. Ok, perfettissimo proprio. Perfetto. Raggruppiamo il tutto. Ok. Ci siamo difesi pure a sto giro. Ottimo! Andiamo con una Phoenix in basso a sinistra. Ovviamente, raga, come vi ho detto all'inizio, ci dobbiamo concentrare quando utilizziamo sto deck, perché ci dobbiamo concentrare, ragazzi. Non è che si piglia sto deck in mano e si fanno i colossal dei danni giganteschi. Però, signori, ci possiamo andare ben vicino. Tiriamo l'abilities del monk. Il tipo si è ritirato, ragazzi, perché vi trovate l'Avalon contro, raga, l'ho counterato abbastanza bene, devo dire. Se siete focus, lo counterate abbastanza bene. Se trovate anche un avversario scarsino come questo Mui,
non avete problemi. Procediamo con il secondo game di oggi contro Garbir degli Elite 2, ragazzi. Che belle torri che ha. Che caspita di torri sono, quanto sono belle. Allora, piazziamo una lapide centrale. Minchia la cazzo di sfiga però, eh. La mia cazzo di sfiga è sempre solenne, è sempre sauvage, è sempre gigante, ragazzi. Allora, con calmina, perché abbiamo quella fornace lì che è un problema, ragazzi. Quella fornace lì è un problema, però ti chiamo veleno. Ti chiamo veleno a sto punto. Ok. Allontano un attimino il tipo, grazie. Prendi il mega sgherro di mira, grazie. Perfetto, possiamo provare a ripartire, ragazzi. Cimitero. Abilities, 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 ok. Qua una veleno sarebbe stata fantastica, boys. Purtroppo non ci ha graziato Clash in questo caso. Andiamo con uno stregone del ghiaccio e andiamo con un barile barbarico, ragazzi, perché sennò qua veramente i dannoni si fanno sentire. Ok, perfetto, perfetto, signori. Ci siamo difesi dalla sua prima ondata abbastanza angusta con il gigante Royale, però ce l'abbiamo fatta. Veleno subito su questa fornace, eliminiamola instant, ragazzi, ma proprio instant, non ci deve rimanere niente di quella fornace. Andiamo con il Monk, magari dopo riusciamo a ripartire con la cimitero. Allora, perfetto, sì, spingilo, ok, lo tanca benissimo, ragazzi, il Monk, il gigante Royale, quindi ottimo. Direi di andare con la cimitero in questo caso. Points of situation, Shandleman, pazzescamente assurdo. Peccato, avessi attivato l'abilities prima, ragazzi, ha laggato. Abbiamo visto, cioè, che cacchio succede? Ma che cosa succede? Ma siamo seri? Ma siamo seri? Perché ti devi comportare così con me, fratellino? Cosa ti ho fatto di male? Cosa ti ho fatto di angusto? Ma siamo seri? Che devi laggare in questo modo il Clash Royale? Perché? Perché mi devi laggare così Clash Royale? Perché? Why? Allora, siamo in overtime, perfetto. Overtime per noi, overtime per lui. È quella, oramai la solfa. Ok. Guarda come lagga! Ah, vabbè, raga. Vabbè, raga. Allora, sta laggando una cifra. Fortunatamente sto lag ci permette di vincere. Però sta laggando una cifra, ragazzi. Un cifrone. Dai, abilities del Monk attiva. Buttiamoli giù torre perché qua lagga una di brutto. Meno male. Meglio così. Lagga come se non ci fosse un domani, boys. Andiamo contro il Suppopon. Cioè, 200 mega lagga. Va bene, ok. Clash Royale, gioco corrotto. Benissimo. Andiamo con la Phoenix dal fondo. Dai, non laggare, basta. Perché devi laggare così tanto? Madonsk. Allora, andiamo con lo stregone. Guarda! No, vabbè, raga. No, vabbè, raga, io lo piazzo mezz'ora prima. Ma stiamo, scherziamo. Ma stiamo da Skin Skin Skyung. Dai, Kim Jong Junsk. Andiamo. Prendiamoci sti dannini che sono importantissimi. Andiamo con il Monk dal fondo, ragazzi. Stregone del ghiaccio, raga, carta OP. Cioè, rallenta di brutto proprio. Mastino lavico, sub pompon di nuovo mastino lavico, ragazzi. Il problema è che non l'ho visto e sono ripartito da dietro con il Monk. Lagga, vediamo un po' se ci fa buttare giù torre di là. Spero di sì tantissimo. Ho attivato l'abilities, eh. Minchia che dolore. Andiamo con la velenide, ragazzi. Secondo me ci sta abbastanza bene sta veleno. Mamma mia quanti danni, mamma mia che dolore. Vabbè, torre buttata giù per lui, eh. Sì, torre buttata giù per lui, 1-1, palla al centro. Va bene, ragazzi, ci sta. Non avevo calcolato che potesse avere il mastino, quindi io ho tirato in fondo a destra il Monk, lui ha fatto la stessa cosa con il lavico di là e l'ha caricato giustamente, quindi 1-1 palla al centro. 1-1 palla al centro. Proviamo le tre, ragazzi. Secondo me ci potrebbe stare come non ci potrebbe stare. Ok, va bene. Andiamo con una lapidozza, giusto per prendere tempo, ragazzi, perché so che lui vorrebbe pushare con il mastino. Io so che lui vorrebbe pushare con il mastino e ancora non lo fa il tipo. Quindi andiamo con una cimitero gigante di qua. Perfetto. Ok, veleno, altrettanto pazzesca. Ok. Va bene, ci facciamo fuori un bel po' di barbari, ragazzi. Vedevo di che la situa non mi fa tanto ribrezzo.
Perfetto, andiamo con uno stregone del ghiaccio. Ok, andiamo con una lapidina che dovrebbe rallentare lui in maniera abbastanza sopra il Ticul Shandoman. Andiamo con un Monk avanti, va bene. Andiamo con una Phoenix, andiamo con l'abilities del Monk. Ok, dovrebbe essere tutto abbastanza sopra il Ticul, ragazzi. Stava scherzando una cifra. Stava scherzando una cifra, Boez. Madonna. Ma che cosa sta laggando una cifra? Oh, ma stiamo a scherzare, Clash Royale! Ma mi ha fatto tirare una cimitera nonsense per via del lag! Ma stiamo a dei numeri, Royale! Stiamo a dei numeri tantissimo. Stiamo a dei numeri tantissimo, Boez. Stiamo dando i numeri proprio tantissimo. Stiamo dando proprio i numeroni, quelli dell'otto immenso, ragazzi. Ma se può, raga. Ma se può, raga, nel 2023. Si può, ragazzi, nel 2023. Secondo me no, ragazzi. Secondo me non si può nel 2023. Però ce la prendiamo così com'è, no? Ce la prendiamo così com'è, boys. Ce la prendiamo così com'è. Non è che possiamo stare a sprimperlare le giuggiole. È così, ragazzi. È così. È così, raga. Questa ve lo dico io. È bella che è persa. Tranquilli, proprio. Con la massima tranquillità del mondo, ve lo sto a dire. Bella sta fireball, fantastica. Toh, tiriamoci una tornado di qua, giusto per il meme gigantesco. Andiamo con il barile barbarico di qua, per tankare quel robot lì gigantesco. Ok. Ok, boys, 60 secondi al left. Va bene, andiamo con questa roba qui, andiamo con questa roba qui, velenite come se non ci fosse un domani. Tornadouts come se non ci fosse un domani. Signori, non è che possiamo fare chissà che cosa. Regà, qua tra il lag e compagnia bella, già è tanto che abbiamo campato sta partita. Ma io questa ve la lascio per il meme, ragazzi. Io questa ve la lascio tranquillamente per il meme. Cioè, lag, spock lag, ing lag, bestemmie. Mo non lagga più. Cioè, ma com'è possibile? Ma com'è possibile, ragazzi? Com'è possibile? Com'è possibile una roba del genere? Com'è? Come? Why? In quale Shandoman questo può succedere, ragazzi? In quale Shandoman questo può succedere, può avvenire e deve avvenire, raga? Perché? Perché deve laggare così? Perché? Signori, tra lag, mastini e compagnia bella, uno vuole anche portarlo il contenuto, ma Clash Royale lagga? Ma solo a me lagga? Non lo so, raga, fatemi sapere sotto nei commenti se lagga anche a voi. Io vi ringrazio come sempre per il supporto che date sotto ogni singolo video e non vi preoccupate che ci ritroveremo in ladder molto presto a tirare i bestemmioni e fatemi sapere cosa ne pensate di questo deck Shandoman e forse portatore di lag. Ragazzi, io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Eco.